dei Greci che andranno un po' a colonizzare buona tante parti d'Europa. Qui a Firenze abbiamo anche il Borgo dei Greci, proprio, quindi come Greci inteso tutto ciò che veniva dall'Oriente, quindi questa ciotola che poi dà il nome al piatto stesso. Poi abbiamo il sugo, il ragù di prosciutto toscano, quindi è un prosciutto crudo, quello che si trova dalla disossatura del prosciutto, viene macinato e cotto a lungo. Volevo mettervi una penna, Fabio, perché dovevo mandarmi giù delle penne di senatore Cappelli, però ero un po' indietro con la lavorazione, quindi ho cambiato in corso, siamo andati su una ruota pazza, abbiamo cambiato anche regione, perché questo è Benedetto Cavalieri, quindi siamo in Puglia con questa ruota pazza, e questa pasta un po' strana, perché dentro rimane dura, dentro rimane, fuori rimane un po' più al dente, ma ha il vantaggio di riempirsi molto di sugo, no? Quindi si potrebbe fare anche un panzerotto ripieno con questa pasta. Poi abbiamo trovato un piatto dell'accoglienza, un piatto della povertà, della convivialità, laddove si doveva mettere insieme una cena, quando c'era da fare le veglie o comunque c'era da mettere insieme il poco che si aveva, ognuno portava quello che aveva in casa, un pezzetto d'agnello, un pezzetto di anatra, un pezzettino di pollo, un po' di coniglio, un po' di maiale, veniva messo tutto insieme con un condimento reso importante da uso di spezie, quindi c'è la cannella, c'è il chiodo di garofalo, ci sono erbe, quindi come l'alloro, il ginepro, e poi di nuovo quello che riunisce tutto insieme nel piatto, il pane, quindi il pane di nuovo che fa da unione, un po' come la ribollita è una somma di verdure che sta insieme col pane, così la carapa e la scottiglia, che è un piatto tipico del Casentino, quindi un piatto, ricordatevi che il Casentino è una valle molto chiusa in Toscana che tiene in sé gusti molto, molto arcaici, molto antichi, quindi l'usanza, quindi, di avere questo grande pentolone dove tutto bolle ci ricorda veramente piatti, anche questi gusti che sono rimasti là, perché voi se andate in Casentino sentite questi gusti, sentite che c'è un influsso tardo rinascimentale, l'uso di queste spezie dolci ci ricorda sicuramente una storia passata, così come passata la di Riola, che è un anche qui si va un po' dietro nella storia, la maniera con cui veniva fatto il crème caramel, fino a quando i forni non riuscivano a controllare la temperatura, prima la pasta esterna non era edibile, veniva usata soltanto per proteggere, quindi i pasticci erano molto diffusi nella cucina, soprattutto medievale, si rompeva la parte esterna e se ne mangiava soltanto l'interno, perché ovviamente i forni non avevano il termostato come quelli che abbiamo noi. L'esterno probabilmente si bruciava. Si bruciava, sì, proprio non era mangiabile. E la cosa buffa è che nei ricettari non sappiamo come facessero questa pasta esterna, perché la faceva il fornaio, quindi non era compito del cuoco di farla, e quindi non è mai stata trascritta come fosse, si sa che era lì, sicuramente non era così buono. Non lo so, questa logicamente è una via di mezzo, una pasta edibile, questa è una pasta brisè, non vuole essere una frolla perché altrimenti si andrebbe troppo, anche comunque questo dolce di zucchero dentro ne ha abbastanza, poi c'è una leggera nota di zafferano per togliere il sapore dell'uovo, perché qui l'uovo è usato intero, non è usato soltanto il tollo come nel crème caramel, quindi un po' per sgrassare c'è lo zafferano e anche qui un pelo di cannella, questo è un po' per spiegarvi il percorso che abbiamo fatto stasera. Vi saluto e ci vediamo. Grazie.